In questa bellissima campagna con i nuovi germogli e ringraziamo Dio di questo dono della meraviglia del creato. E il Signore ci benedica e ci protegga, e il Signore ci faccia risplendere il suo volto sopra di noi e ci dà la sua misericordia. E il Signore ci guarda e ci dà la sua pace, la pace della natura, la pace di tutto il creato che risplende intorno a noi. Sì, tutto risplende intorno a noi. Come vedete, ho voluto fare questo bellissimo video in questa bellissima giornata. Concluderò con la meditazione verso la nostra Pasqua. Noi cristiani dobbiamo sforzarsi per entrare nel regno preparato da Dio. Gesù ci ha preparato un posto. E la mia conclusione, noi dobbiamo raccogliere con gioia questo Gesù risorto e comunicare ai nostri fratelli e sorelle che è il nostro compito, e noi cristiani, compreso Ernesto. Noi adesso siamo in sicurezza per quanto riguarda la salute, questo grosso problema nel mondo intero. Allora preghiamo, mi trovo in questo bellissimo prato che ha l'espressione del nostro paradiso. Allora in questa bellissima giornata per noi di sole, preghiamo per quanto presto anche alla nostra conversione, non solo alla salute avvenga, ma anche alla nostra conversione spirituale e corporale, e che ci protegga. Abbiamo fatto la introduzione invocando la benedizione di Dio. In questa mia ultima meditazione sul cammino di Gesù risorto, ci prepariamo con un cuore, con un vero cuore di bambino, come se noi prendessimo forma da piccolezza, da genuità. È il nostro giardino, come vedete i germogli, il prato. E questa è la vegetazione. E vedete i nuovi germogli adesso si stanno preparando per ricevere questo sole primaverile. E allora noi, come cristiani nella fede, riceviamo il nostro Salvatore. Conoscere Gesù significa riconoscere i suoi benefici, come ogni pianta, soprattutto quelle medicinali. Si parla tanto di vaccinazione, ma la vera vaccinazione è il nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo essere pieni della sua vita, a imitazione. Lui ci ammaestra e ci prepara per il nostro viaggio. Ogni giorno il nostro viaggio è incerto. Abbiamo questo problema della salute, ma con Lui possiamo affrontare qualsiasi tempesta. È la nostra speranza. E l'evento della Pasqua, della nostra Pasqua, noi cristiani, dobbiamo tenere fede al nostro intento e cerchiamo di risvegliare in noi la fede e nella divinità di Cristo, una fede luminosa e non sfocata, oggettiva o soggettiva, insieme, non solo creduta e professata, ma anche vissuta.
fratelli e sorelle. A Gesù non gli interessa tanto quello che si dice, no? La gente, no? Ma quello che dicono di lui. Ebbene, Gesù domanda ai suoi discepoli e anche a me e dice: ma voi che dite che io sia? E lui è il figlio dell'uomo e che ha il potere di rimettere in terra i peccati. Nessuno conosce il figlio se non il padre. Nessuno conosce il padre se non il figlio. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. Quando il figlio dell'uomo verrà e nella sua gloria, tutti gli angeli siederanno sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli e separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. Bene, fratelli, noi dobbiamo sforzarci in questa bellissima campagna che io mi trovo qui in solitudine a fare questo video per trasmettere la gioia nella fede in questo paradiso terrestre che noi abbiamo, vediamo i germogli freschi in questa giornata solare che ci dà energia ogni giorno, ci rinnova. Allora noi dobbiamo credere che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. E perché credere? Perché? E perché credere? E allora vale la pena. Perché sappiate che possedete la vita eterna, che credete nel nome del Figlio di Dio. Ci ha preparato un posto Gesù e noi dobbiamo sì rimanere stupiti della opera e dello Spirito Santo che ci dà quella sapienza. Gesù dice nel Vangelo: nessuno mai è salito al cielo se non colui che ha disceso dal cielo. Noi tutti abbiamo bisogno reciproco e nella nostra fede e nella nostra vita personale e intima, perché essa non si ammortarebbe di formule antiche o moderne. Su questo punto siamo tutti chiamati in causa, cattolici, ortodossi, protestanti, allo stesso modo. Passare alle formule della nostra vita. Ebbene, San Paolo dice che con il cuore si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza, la professione della retta fede. In totale solitudine noi dobbiamo stare, noi qua, io come vedete con voi in questa campagna, in questa solitudine, trasmetto a voi energia viva, mi metto accanto a Dio. E quando Gesù dice a noi credenti: voi cosa dite che io sia? Ebbene, Gesù ci dice: la tua fede ti ha salvato. Gesù parla della fede in lui. Quando Gesù dice: convertitevi, credete al Vangelo, si parla di questo, della fede. E me lo dice a me, a Ernesto, me lo dice a me: tu Ernesto credi? Che dite che io sia? Allora noi dobbiamo interiorizzarsi e scoprire in noi le sue radici di Gesù in noi, nel nostro cuore. Nel nostro cuore nasce la fede in noi cristiani, nella resurrezione di Cristo, la nostra.
gioia in questo paradiso, come vedete, nuovi germogli e la speranza, sia lui la speranza. E ho concluso, ma vale la pena stare con Dio, e stare con il Figlio dell'uomo. E nostri fratelli in Cristo, vi saluto, buona Pasqua e grazie dell'ascolto, vi abbraccio, grazie, grazie.